Vediamo. Ok. Questa possiamo farla. Cari ragazzi, bella a tutti ragazzi, appunto, scassi nella cassaforte e porta il denaro al punto di consegna. Ma solo per questo dovreste darmi più di quanto mi abbiate dato la scorsa puntata, cioè avete dato solamente 17.000, cioè 15.000, delle bazzecole, insomma. Anche se ho rischiato la vita parecchio, se devo dire la verità, ho rischiato la vita davanti alla SWAT, soprattutto. Non è che stiamo parlando dei pasticcini, cioè è la SWAT quella, era la SWAT. Tu, io lo sapevo che doveva girare lì, ecco perché mi sono fermato, non è che sono scemo io. Perché a quella curva mi fregano sempre, cioè uno c'ha la precedenza e l'Italia non ha strada. Ciao bimbi, io c'ho la moto e voi no. Io c'ho anche la targa personalizzata e voi no. Comunque penso che nella prossima puntata penso proprio di comprare il mio primo ufficio. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Tutto a posto? Bene. Io intanto col casco giallo cosa pretendo di fare? Una bella partita. Uccidere tutti. Una bella chicca. Perché il giallo dà potenza. Permesso? Può? Io non vorrei fare tanto casino. Ma c'è gente. Oh mio Dio, ho paura. Aspetta un attimo. Oh mannaggia la miseria. So che ci siete. Fatevi vedere. Dove state? Mannaggia la miseria, io non li vedo. Ma che sta facendo? Vabbè, io vado verso la cassaforte. E infatti no, non è da questa parte. Ma no, per favore non ti incastrare. Ma dove sono tutti quanti? Io non li vedo. Oh! Vieni qui. Esci fuori. Probabilmente dovrei salire sopra. Oh madonna! E che? Ma dove ti nascondo? Madonna, se ci uccidono. Che te avevo detto io? Mannaggia a te, dove ti nascondi? Oh madonna santa, un deficiente. Cioè dove va a nascondersi? Proprio lì. Giustamente ne hanno approfittato, perché stavo allo scoperto io. E perdiamo tempo. Dove stanno le scale? Non le vedo più. Mannaggia te veramente, vuoi essere impiccato veramente tu. Puoi non lamentarti quando questi qui ti fanno vedi risorci verdi. Dove stai? Mannaggia te veramente. Quando vai al polo nord? Io andrò al polo nord, ma tu devi andare a Fangap. Non dire di peggio. Ok ragazzi, la cassaforte. Oh madonna. No. Se... è scemo, però allo stesso tempo mi è piaciuto perché sei stato fermo. Venite fuori. Con le mani in alto. Oh, ma è scemo proprio qua. E grazie. Mannaggia te veramente. No vabbè, io non so se ci riuscirò a farla sta missione, Cioè, come si fa a scassina quella cassaforte? Si può sapere? No vabbè, voi me lo dovete spiegare. Cioè, guarda un po', quando è che arrivano i bamboccioni? Quando sto scassinando, cioè, siete seri? Già questo ci mette 3 anni per fare un'azione. Ma che sto scomparsi? No, a quanto pare da qui non si va da nessuna parte. Complimenti per l'ottimo lancio, Complimenti, proprio, fai proprio pietà. Ehi, che t'avevo detto? Che t'avevo detto? Lo sapevo io. Ma il problema è questo. Voi quanto ci vuole? C'ho 18 secondi.
Come si fa? Fermati quando senti la vibrazione più forte. Oh mio Dio, madonna, questa sarà la cosa più difficile della missione. E una volta che ho fatto il progresso, c'è manfa. C'è manfa un bacca. Oh, mannaggia la miseria, che fatica. Ma muoviti, adesso sta ferma. Oh scemo, ora di regola, sempre di regola, non dovrebbe esserci nessuno. Non dovrebbe, perché poi ci sono sempre i dubbi, eh. Da dove si scendeva qui? Non mi ricordo più. Ma basta che non ti fai male, dopodiché va tutto bene. Qui ci sono le ma... Oh madonna, cosa ho fatto, mannaggia a me. Non dovevo andare da quella parte. Lo sapevo io. Via. Corri. Li seminerò sicuramente. Anche se erano solamente due, ma non vorrei ancora poi. Chiamavano gli altri. Vabbè, devo portare la... il fatto apposta qui alla clubhouse. Intanto, mamma mia, E che? Cioè, ci è voluto 3 anni solo per fare l'ultimo lavoretto, Però non capivo come cavolo funzionava. No, ma che almeno non ho perso molto... Cioè, ce ne ho di tempo per ritornare. Perché... se no, sarebbe stata una tragedia. Comunque, anche sta missione sta andando a termine. Magari prenderle bene le strade, al posto di prendere strade sbagliate. Ma questo è proprio fissato. Cioè, non dico che devono avere gli occhi da dietro, però più o meno, stare un pochettino più attenti, no? Infatti, passate solamente voi. Non lo so, questi. Però questi, la logica, non ce l'hanno. E in tutto ciò il casco non se l'è tolto. Comunque poteva andare molto meglio. Ma vabbè, comunque ce la siamo cavata. Sono morto 2 volte, Ma a parte quello è andato tutto liscio come l'olio. Ripeto. Ma vedi che tutte le curve si trovano. Vienimi pure addosso e completiamo il lavoro. Madonna, sto pensando a vedere con la macchina celeste. Meno male che nessuno ha girato in quel momento. Sennò mazzate dovevate avere. Non è alla clubhouse. E cos'è questo? Cos'è sto posto? Ah vabbè, il punto di consegna, Di che si tratta? Un parcheggio magari? Vabbè, siamo là qui. Oh, togliamo qui il casco. Aspetta un attimo. Inventario. Non è che dobbiamo sempre tenere sto cavolo di casco, che mi rompo pure. Vabbè, pensavo meglio, perché detto sinceramente non è che è stato un lavoro da poco. Comunque qui ci sarebbe anche il negozio da dove vorrei comprare qualche altra. Anche se ho visto solo da Munition, da dove si vanno a comprare le armi, ho visto tante di quelle belle tute, bellissime veramente, cioè che non me le voglio perdere. Comunque, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Sentiamo quest'ultima chiamata. Ottimo lavoro, grazie mille. Meno male che almeno il capoccione che assomiglia a Charlie Cutter di Uncharted 3 ci ringrazia per... ci congratula, insomma, del nostro lavoro. No, ma... almeno quello.